Siamo nel Lazio del Comune con l'assessore alle politiche giovanili Francesco Romizzi, perché torniamo sul luogo del delitto, per usare una metafora. La sua presenza alla conferenza stampa di Aspettando Arezzo Wave ha dato luogo a molte interpretazioni, soprattutto si è parlato di un disgelo tra Mauro Valenti e Fondazione Arezzo Wave da una parte e amministrazione comunale. Siamo stati esagerati oppure ci siamo divertiti a fare un giallo? Ma io credo che la collaborazione tra la Fondazione Arezzo Wave e il Comune non è mai finita. L'occasione che citavi è stata l'occasione per presentare il concorso invernale di Arezzo Wave, quindi un evento importante che coinvolge decine di scuole anche di questa città, centinaia di ragazzi e di ragazze, quindi non poteva non esserci il Comune. Ma è solo un aspetto veramente tecnico, assessore, oppure c'è dell'altro, visto che poi insomma, si è capito che le diplomazie e gli sherpa sono partiti? Come avete già riportato ampiamente un po' voi, ma tutti i media locali, entro la metà di febbraio ci sarà un incontro tra Valenti, il sindaco, me e l'assessore Macri. In quell'occasione lì esploreremo eventuali collaborazioni che potranno portare ad un evento estivo nella nostra città, questo è in dubbio. Dal mio punto di vista è importante Arezzo Wave, ma è importante anche la valorizzazione di chi in questi anni comunque ha lavorato nell'ambito dell'aggregazione della musica e della cultura giovanile e quindi un festival che si potrà fare se individuerà collaborazioni con quello che già esiste in città. Che arrivi e porti desideri.